Grande Fratello 15, violenza shock e minacce di morte, squalificato un ragazzo? Bufera al Grande Fratello 15, violenza gratuita e minacce di morte contro Aida. Questo che è successo oggi nella casa del Grande Fratello 15 è qualcosa di a dir poco raccapricciante. Uno dei concorrenti di questa nuova edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso si è scagliato selvaggiamente contro una donna della casa, suscitando la reazione negativa di tutti gli spettatori che in quel momento stavano seguendo il programma in TV. Violenza al Grande Fratello 15, scatta la squalifica? Nel dettaglio abbiamo visto che Bai Edame ha perso le staffe nei confronti di Aida Nizar, dopo che quest'ultima aveva chiesto di poter mangiare il tiramisù a pranzo senza dover aspettare la cena. A quel punto Bai ha cominciato a sbraitare contro Aida, accusandola di essere una persona irrispettosa e le ha tolto di mano il bicchiere contente il suo tiramisù. Subito dopo, però, abbiamo visto che la situazione tra i due è ulteriormente degenerata e Bai Edame ha usato termini a dir poco forti nei confronti della donna, lasciandosi andare a delle gravi offese e a delle minacce di morte che non sono passate inosservate. Addirittura abbiamo visto che il concorrente è arrivato quasi ad avere un contatto fisico con Aida, come se volesse metterle le mani addosso. Insomma, una brutta pagina di televisione che difficilmente verrà cancellata e che adesso merita giustizia. In moltissimi, sul web, tra cui diversi personaggi famosi, hanno chiesto alla produzione del cancelletto Grande Fratello 2018 di prendere immediatamente dei provvedimenti nei confronti di Bai e possiamo svelarvi che in queste ore c'è grande fermento in redazione. Bai Edame deve essere squalificato? Gli autori della trasmissione di Canale 5, infatti, stanno analizzando tutti i filmati che hanno portato alla rissa shock tra Bai e Aida di questo pomeriggio e sui social è stato annunciato che nelle prossime ore potrebbe arrivare la busta brutta brutta brutta, così come la chiama Barbara D'Urso. Molto probabilmente la decisione finale sul destino di Bai all'interno della casa di Cinecittà verrà comunicato proprio domani nel corso della diretta di pomeriggio 5. Intanto subito dopo la lite con Aida, Bai Edame ha continuato ad insultare e offendere pesantemente Aida, arrivando a dire che se Barbara D'Urso si permette di difenderla in questa situazione, non ci penserà due volte ad andare via dal gioco. Voi cosa ne pensate di questa brutta vicenda di oggi nella casa del GF 15? È giusto procedere con la squalifica immediata? Cancelletto Bai Edame rissa cancelletto Grande Fratello.